tre giorni di formazione a Desenzano del Garda per i giovani democratici hanno avuto come tema principale la crisi economica e le sue ripercussioni sull'occupazione della fascia d'età più precaria, quella under 30. Per dare più stabilità al lavoro giovanile, Tito Boeri ha avanzato di recente l'ipotesi di un contratto unico con le seguenti caratteristiche. 1. Dura 3 anni, al termine dei quali si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. 2. La sua interruzione prevede una mora per il datore di lavoro che cresce gradualmente mese dopo mese. 3. Se il contratto viene interrotto e poi ripreso con lo stesso datore di lavoro, si riparte dal punto in cui si era arrivati. Secondo Tiziano Treu, intervenuto al dibattito apertosi tra i giovani a Desenzano, si tratta di un'idea non dissimile dalle ultime proposte del Partito Democratico, ma necessita ancora un approfondimento che la renda applicabile a tutti i contesti lavorativi. Fabio Pizzul, moderatore del dibattito, si è impegnato per parte sua a portare in consiglio le proposte che pervenissero dai giovani in tema di lavoro e sulle quali la Regione ha competenza, prima fra tutte una revisione delle procedure sugli stage. Il Consiglio regionale ha potestà legislativa, cioè può fare le leggi, e sicuramente normare, fare qualche legge specifica per il periodo che dovrebbe accompagnare i giovani tra studio e lavoro potrebbe essere molto interessante, e gli stage, strumento molto utilizzato anche impropriamente in questi ultimi anni, potrebbero davvero essere un primo elemento da normare da parte del Consiglio regionale. Quindi mi auguro che anche dai giovani del Partito Democratico possano arrivare proposte in tal senso. Enrico Letta, intervenuto in serata, ha infine rilanciato il dibattito descrivendo ai giovani democratici la proposta denominata Fisco 25. Abbiamo messo in campo questa idea di Fisco 25, cioè un'idea per far sì che si sposti da 31 a 25 anni l'età nella quale i giovani escono da casa. Ovviamente la cosa riguarda il tema della casa, fisco sulla casa, il tema del lavoro, bisogna che il lavoro precario non sia così eccessivamente vantaggioso rispetto al lavoro a tempo indeterminato, e tante di queste proposte possono portare effettivamente a cambiare questa che è uno dei grandi guai dell'Italia, i giovani che escono da casa troppo tardi. Facendo quell'altra scelta, secondo noi si può fare un passo avanti notevole per diventare un paese diverso e migliore.